Questo premio noi abbiamo scelto una location straordinaria, Acqua Fredda di Maratea. Oggi Acqua Fredda posso dire che viene posta al centro del Mediterraneo con 5 università del sud Europa, capeggiate dall'Università Sor Ursula Benincasa, una fitta rete istituzionale con l'Associazione Scuola e Vita, il Comune di Maratea, società scientifiche. Viene posta al centro del Mediterraneo per valorizzare una figura straordinaria della storia europea, un patrimonio straordinario, Francesco Saverio Nitti, che proprio qui, all'indomani della marcia su Roma, scelse questo luogo, come ritirandosi come esule in patria, per lanciare il suo grido di dolore nei confronti di un regime, il regime fascista, che stava, diciamo, occupando tutti gli spazi del sistema liberale italiano, imponendo uno stato di natura totalitaria. E qui, da Acqua Fredda di Maratea, Nitti ci lascia un messaggio, un patrimonio straordinario, soprattutto di coraggio, il coraggio di non rinunciare mai alle proprie idee, ponendosi quindi come punto di riferimento straordinario per le giovani generazioni. E proprio qui, ad Acqua Fredda di Maratea, cosa poco nota, Nitti ha scritto un'opera monumentale, la trilogia sull'Europa, che è un'opera che fondamentalmente ci presenta un'idea d'Europa alternativa, un'idea d'Europa basata sulla contaminazione tra popoli diversi. Perciò abbiamo tenuto particolarmente a coinvolgere le università del sud Europa, lì dove è nata l'idea d'Europa, il Portogallo, la Spagna, la Grecia, l'Italia naturalmente. Un'idea d'Europa basata sulla contaminazione culturale, sulla pace, sulla solidarietà, questo elemento della solidarietà. Quindi un'idea d'Europa che appare purtroppo oggi così lontana dalla realtà e di cui si sente drammaticamente il bisogno, cioè il ritorno a questa idea originaria. L'idea di Europa è nata per vedere insieme dei popoli che potessero, diciamo, collaborare insieme. E quindi questo è un premio che vuole valorizzare l'opera di Nitti. La valorizza attraverso che cosa? La valorizza attraverso la premiazione di diversi autori che si sono cimentati nei campi più disparati della pedagogia, della storia della pedagogia, della filosofia, della letteratura, della storia. Abbiamo dei premiati illustri come lo storico delle religioni Alberto Melloni. E poi abbiamo una sezione riservata a due personalità che si sono distinte nel mondo delle istituzioni in favore dell'Europa, provenendo dal Mezzogiorno, che sono appunto Gianni Pittella, il primo vicepresidente del Parlamento europeo, ed Ortensio Zecchino, già ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica. La nostra ambizione è quella di rendere questo premio un premio permanente. Vogliamo fare di questo premio un centro di aggregazione culturale permanente, non un'iniziativa estemporanea, episodica, ma un'iniziativa che possa avere una sua continuità. Quindi partiamo con la prima edizione, siamo già pronti, entro dicembre del 2016 bandiremo la seconda edizione di questo premio, e quindi, insomma, ci auguriamo veramente che ad Acqua Fredda di Maratea, dal Golfo di Policastro, da questo territorio straordinario, possa nascere effettivamente un progetto teso a valorizzare questi luoghi, che non sono semplicemente esclusivamente dei luoghi di vacanza, ma sono anche dei luoghi di cultura, e questa cultura deve essere assolutamente veicolata in maniera adeguata, e la cultura diventerà un attrattore culturale ancor più forte, contribuirendo allo sviluppo del turismo di questi luoghi. Grazie. Beh, insomma, rappresenta intanto il segno di amicizia della giuria, perché, insomma, lei sa che i premi bisognerebbe sempre dire non sunt dignus. Ma questo ha rappresentato per me una straordinaria occasione per avvicinarmi alla conoscenza di questo grande personaggio, di cui avevo vaghe notizie, varia contezza. L'ho un po' letto di più, approfondito. Ho trovato un personaggio straordinario. La sua
dimensione internazionale, ne conoscevo il piglio meridionalista, ma ho scoperto un uomo di straordinarie relazioni internazionali, di straordinaria vivacità e completezza come politico, insomma. Viene fatto da dire che siamo tutti nani sulle spalle di giganti. E insomma, non facciamo raffronti con la politica di oggi, per amor di patria. Diciamo una ricarica. Quando uno riceve un premio è come se fa una ricarica di entusiasmo, di stimoli, di passione. Io credo che questo sia uno dei premi più significativi che abbia ricevuto nel corso della mia vita, perché Nitti è stata una personalità significativa nella storia della Repubblica Italiana, è stata una personalità intransigente nella sua lotta contro il fascismo, è stata una personalità lucida nel suo meridionalismo, la sua battaglia per l'alfabetizzazione, la sua battaglia per la difesa dei ceti più deboli della società, ed anche un Nitti che è stato, diciamo, un europeista. Ci sono dei tratti della personalità di Nitti che diciamo, rientrano nel profilo politico, culturale ideale che credo appartenga a una persona come me. Quindi sono particolarmente fiero, onorato e felice.